Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Questa quarta domenica di Pasqua, detta domenica del buon pastore, il Vangelo presenta Gesù come il vero pastore che difende, conosce e ama le sue pecore. A lui, buon pastore, si contrappone il mercenario, al quale non importano le pecore, perché non sono sue. Fa questo mestiere solo per la paga e non si preoccupa di difendere. Quando arriva il lupo fugge e le abbandona. Gesù invece, pastore vero, si difende sempre, ci salva in tante situazioni difficili, situazioni pericolose, mediante la luce della sua parola e la forza della sua presenza, che noi sperimentiamo sempre e se vogliamo ascoltare tutti i giorni. Secondo aspetto è che Gesù, pastore buono, conosce. Primo aspetto difende, secondo conosce le sue pecore. Le pecore conoscono lui. Come è bello e consolante sapere che Gesù ci conosce ad uno, che non siamo degli anonimi per lui, che il nostro nome gli è noto. Per lui non siamo massa, moltitudine, no, siamo persone uniche, ciascuno con la propria storia, ci conosce con la propria storia, ciascuno con il proprio valore, sia in quanto creatura, sia in quanto redento di Cristo. Ognuno di noi può dire Gesù mi conosce, ognuno di noi. Gesù mi conosce, è vero, è così, lui ci conosce come nessun altro, solo lui sa che cosa c'è nel nostro cuore, le intenzioni, i sentimenti, più nascosti. Gesù conosce i nostri pregi e i nostri difetti ed è sempre pronto a prendersi cura di noi per sanare le piaghe dei nostri errori con l'abbondanza della sua misericordia. In lui si realizza pienamente l'importanza.